si muove in due direzioni il governo per combattere la povertà o quantomeno per dare un po' di respiro a chi ne ha più bisogno. Da una parte un sussidio piccolo ma concreto agli indigenti, dall'altra lo sviluppo di progetti per aiutare gli stessi all'inserimento nella società e quindi nel mondo del lavoro. Nell'immediato ci sono da distribuire i soldi stanziati con la legge di stabilità. Si tratta di 700-800 milioni di euro per il 2016, mentre nel 2017 dovrebbero raggiungere quota 1 miliardo, destinati a 280.000 famiglie con minori a carico, e cioè in totale circa 1 milione di persone. Per capirci, ognuno riceverà 60 euro a testa al mese. Stiamo parlando del SIA, il sostegno di inclusione attiva, a cui avranno diritto sia gli italiani che gli extracomunitari. Per sapere però quali famiglie riceveranno l'assegno bisogna aspettare di avere tra le mani il decreto che, ha spiegato il ministro Poletti, deve rispettare norme europee per evitare discriminazioni. Saranno comunque criteri legati al reddito, quindi verranno calcolati in base all'ISEE. Di pari passo all'erogazione degli assegni saranno promossi degli accordi territoriali fra i servizi sociali e altri organismi competenti per favorire l'inserimento lavorativo. Insomma, per fare in modo che quella famiglia esca dalla condizione di difficoltà in cui si trova. Considerando però che nel nostro paese sono almeno 4 milioni a vivere in povertà assoluta, è evidente che questi sforzi non siano sufficienti. Serviranno tempi più lunghi per istituire una vera e propria misura nazionale di contrasto alla povertà, ossia una sorta di assegno destinato ai più poveri, che però non sarà permanente. Tempi più lunghi perché le misure dovranno essere approvate dal Parlamento.